E allora siamo giunti a questa serata del premio Sette Colli Giallorossi con Sebino Nella, ospite illustre tra i tanti, che poi ha ricevuto anche il premio Pallone d'Oro e Porpora. Sebino, io ti chiedo soltanto una cosa, perché poi del resto della tua carriera sappiamo tutto, della tua carriera attuale da commentatore sportivo sappiamo pressoché tutto, le sensazioni su questa serata, dove erano presenti Giacomo Losi, le parenti di Luisa Petrucci, dove c'era Giorgio Sandri, papà di Gabriele e tant'altro. Beh, egoisticamente parto da me, parto, in dubbio insomma che facciano piacere queste serate, vuol dire che ha lasciato dei bei ricordi, vuol dire che ha fatto bene, ho passato tanti anni con questa maglia, in questa società, credo di aver dato qualcosa, ho ricevuto moltissimo dal popolo giallorosso, dai tifosi della Roma, e mi ha fatto naturalmente enormemente piacere, come è capitato anche altre volte. Il premio, devo dire, è molto molto bello, lo facciamo anche vedere, eccolo qua, sono molto contento poi di aver incontrato gente che fa parte del nostro mondo, del nostro calcio, della nostra vita quotidiana, insomma, quindi una bella serata. Ecco, questa idea di questo premio, il Pallone d'Oro e Porpora, è di fatto l'esordio, no? Ecco, la prima edizione abbiamo visto il taglio della torta inaugurale, proprio da te, tagliata con il primo gesto, e ci può stare come un'idea particolare, unica, che poi alla fine sembra che ci abbiano sempre pensato tutti, ma nessuno poi l'ha messa in atto, no? Ecco, quindi un premio importante per un giocatore importante, perché lo ricordiamo che questo premio è dedicato a chi comunque, oltre ad aver segnato, ha comunque contribuito in maniera fondamentale alla vittoria di un derby. Ecco, tu nel campionato 83-84 hai di fatto siglato la prima delle due reti, poi la seconda la siglò Pruzzo per un 2-0 finale sui Cugini, e quindi con una rete hai contribuito a vincere un derby. Ecco, un premio quindi comunque dedicato ai colori giallorossi, tutto e per tutto, dai tifosi a chi poi si è reso protagonista sul campo. Sì, sì, questo naturalmente dà la possibilità anche ai non soliti noti di vincere qualcosa. A me è andata bene, un difensore, sai, fatto con del derby, va bene, mi sono accaparrato questo premio, mi ha fatto molto piacere, l'iniziativa è semplice ma geniale, devo dire, quindi sarò magari presente come ospite tra qualche anno, tra qualche altro premio, magari a premiare qualche altro giocatore che come me ha avuto la fortuna e la bravura di aver fatto gol contro la Lazio. Certamente. Allora, dopo domani, tra circa 48 ore di fatto, si giocherà la 133esima stracittadina. Io, indipendentemente da questo derby che tu hai giocato e che ti ha dato di fatto, ecco, l'autorizzazione, no, di diritto a vincere un premio così importante, almeno per quanto ci riguarda, e per questo ringrazio ancora Alessandro Mizza e Fabrizio Pacifici, qual è di tutti i derby, non solo a cui hai partecipato da protagonista, ma anche quelli che magari commenti, hai così l'opportunità di commentare, o magari derby anche del passato che ti è rimasto più impresso e che ti è piaciuto di più? Ma devo dire, da giocatore non ne sono successi molti, anche perché c'era una pressione terribile, tante volte, diciamo l'80% delle volte, i derby che ho giocato io eravamo sempre noi favoriti. Però la pressione del pubblico, la pressione dei media era talmente tanta che alla fine sono venute fuori partite molto brutte, troppo sentite, e non si è reso per le possibilità che si avevano, sia noi che la Lazio, dobbiamo dire, perché comunque quelli erano gli anni delle contestazioni anche pesanti, sapevamo cosa andavamo incontro in caso di sconfitta, e quindi si giocava certamente molto nervosi. Poi qualche compagno di squadra era romano, quindi sentiva tantissimo questa gara, la trasmetteva a noi non romani, insomma, e quindi ci sono stati molti derby brutti, ci sono stati alcuni belli, poi anche quando ho smesso naturalmente l'ho visti tutti, poi qualcuno allo stadio, qualcuno in televisione. Devo dire, i derby che mi piacciono sono quelli combattuti, perché questo è un derby particolare. Questo è il derby di Genova, insomma, sono cose che finché non li giochi non ti puoi rendere conto, no? Insomma, quelli combattuti sono derby che mi piacciono, i derby che finiscono senza l'ammunizione non fanno per noi. Allora, di fatto comunque quel derby che è stato il 2-0 con la prima rete di Sebino Nella ha avuto anche da parte dei tifosi probabilmente
la scritta più bella in assoluto, una scritta semplice, proprio come questa serata, no? Però particolare perché troppo profonda per i sentimenti di tutti, quindi quel ti amo, no? Che riecheggia ancora ai nostri giorni da tutte le parti. Sì, un ti amo difficilissimo da dire anche nella vita privata tra marito e moglie, tra fidanzate, no? Sembra, oddio, cosa sto per dire, invece è una cosa, madre e figlio, una cosa semplicissima, una cosa semplicissima di una, ma di una profondità e di un valore assoluto. Ed è ricordato in tutta Italia questa striscione, forse non solo in Italia. Una cosa semplice, ma che è andata dritta al cuore, bella, molto bella. A volte sono le cose più, magari si pensa sempre di fare un qualcosa di straordinario, di diverso dagli altri, poi invece ci rendiamo conto che le cose più semplici sono le più belle, le più azzeccate. Ecco, e allora, parlando proprio di cose semplici, e poi ci salutiamo così e ti ringraziamo ancora una volta, Claudio Ranieri, sulla panchina della Roma. Un allenatore di grandissima esperienza, romano, testaccino, romanista, ha chiesto da subito le cose più semplici di questo mondo, cose che erano talmente semplici che quasi non si riuscivano ad applicare, questo almeno dalle parole anche di Francesco Totti, di altri portavoci importanti della squadra giallorossa. Adesso sembra che il Sarto Ranieri stia vestendo a misura i propri ragazzi, no? La propria squadra con le proprie metodologie di gioco da applicare. Che derby vedi tra Roma e Lazio con in panchina Claudio Ranieri da una parte e Ballardini dall'altra? Ma tanto se Ranieri appena arrivato ha voluto mettere in chiaro subito alcune cose e lavorare poi sul campo su certi aspetti, significa che probabilmente, non mi metto a discutere naturalmente il lavoro di Spalletti, ma dico probabilmente qualcosa di sbagliato c'era prima. Il cambiamento l'abbiamo visto, a lui interessava più a lavorare su un paio di cose, e un paio di cose erano l'aspetto psicologico e la fase di non possesso, la fase di difesa da parte della squadra. Quest'ultima ancora non perfetta, perché ancora la Roma subisce e concede sempre troppo all'avversario. Però sul fatto psicologico credo che fino a qua abbia fatto veramente un buon lavoro. La squadra probabilmente si era un po' seduta e adesso ha riportato tutti nei ranghi. Una squadra molto concentrata, l'ennesima dimostrazione ce l'ha mandata ieri sera. La disponibilità che i giocatori hanno mostrato nei confronti del loro allenatore. Che poteva essere la partita dei turnover, invece così non è stata, è stata schierata la migliore formazione, quindi tutti hanno pensato che questa era una gara importante, come lo era, anche se a distanza di pochissimo tempo poi ti devi giocare un derby, altra partita importantissima. Però questo sta a dimostrare, insomma, che Ranieri è riuscito a lavorare bene sul gruppo e tutti si rema dalla stessa parte. Ranieri ha un vantaggio chiaramente in questo derby, sente anche lui moltissimo la partita romana e romanista, Ballardini naturalmente meno, ma Ballardini deve pensare di più naturalmente al momento nero della sua squadra, quindi le condizioni sono diverse dei due allenatori. Grazie Sabino, il Natale è alle porte, mandiamo un augurio ovviamente ai nostri amici di Dato di Voi e della mia romanità, di buon anno ovviamente, buon Natale. Buon Natale a tutti indistintamente, buon Natale a questa televisione che ci ospita, ai suoi ascoltatori, ma come dico ogni anno quando viene Natale, quando avvicinano le feste anche dell'anno nuovo, un buon Natale veramente a chi sta peggio di noi, e purtroppo c'è tanta gente che non ha la nostra salute, le nostre possibilità, magari chiuse in un ospedale, chiuse a casa, ecco, a tutte queste persone veramente un buon Natale di cuore. Grazie di cuore a te Sabino e alla prossima.